Ciao a tutti, bentornati sul canale. Da oggi inizia una nuova serie, la potremmo definire Car of the Day, cioè una macchinina al giorno, per 30 giorni. Vediamo se riusciamo a fare un video al giorno per 30 giorni, vediamo un attimino. Ogni giorno una macchina diversa. In questo caso abbiamo una Chevrolet Camaro Copo del 68, cioè quindi una prima serie. Adesso andiamo a vederla. Ed è questa, è del 2019 come Hot Wheels. Della serie Musclemania. Eccola qua. Allora, c'ha il fondale di plastica cromato, c'è una bella grafica sulle fiancate, il frontale nero come le SS, e c'è la grafica anche sulla parte alta superiore. È una bella, insieme una bella macchinina, c'ha le ruote posteriori più larghe, insomma molto aggressiva, proprio una muscle car americana molto aggressiva. Adesso andiamo a vedere un po' in particolare. Eccola qua. Allora, abbiamo un po' scurito perché bianco su bianco poi si perde. Molto bella, molto ben rifinita, c'ha i cerchi dietro neri con il profilo argentato, interni neri, i vetri fumé, molto aggressiva come macchina effettivamente, è proprio una classica muscle car americana. Gira molto bene. Retro c'ha lo spoiler posteriore, le mancano la colorazione dei fanali posteriori, però c'ha la colorazione invece delle frecce laterali e il marchio Copo Weld e Hot Wheels qua. Bellissima, una nuova muscle car americana nella nostra collezione. Seguite la nostra collezione e seguite la nuova serie. Ecco, c'è anche gli scarichi laterali, che bella, ecco qua, questi qua sono gli scarichi laterali. Seguite la nuova serie dedicata alla Car of the Day per un mese, una macchinina al mese. Questa è fatta in Malesia, peccato il fondo di plastica in così cromato, però vabbè, fa parte un po' della serie mainline, quindi è giusto che siano così. Molto bella e niente, iniziamo la nuova serie, seguiteci una macchina al giorno, quindi ogni giorno un nuovo video. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale e vi aspetto domani. Ciao a tutti.